Ciao a tutti e benvenuti sul canale, mi siete mancati tantissimissimo e sono strafelice di essere tornata a filmare, voi non avete idea. E adesso che è incominciata l'estate anche per me adesso non mi fermerò più. Prima di incominciare mi scuso per la situazione capelli, ma quella ormai la conosciamo e soprattutto il ventilatore che è da quella parte della stanza, ma c'è tantissimo caldo, le luci puntate, la camera mia è veramente piccola, quindi con il fatto che devo tenere tipo... Per sistemare le luci devo tipo chiudere un po' di finestre, quindi si muore dal caldo. Spero che non dia troppo fastidio, però non dovrebbe perché è veramente lontano, l'ho messo più lontano possibile. E sentite le cicale invece da quest'altra parte, fuori dalla finestra, che canticchiano. Ma comunque, incominciamo a parlare di libri e il primo libro di cui voglio parlarvi è Sleep of Death di Aprilyn Pike. Io adoro Aprilyn Pike, lo sapete, ho letto tutti i suoi libri e mi piace un sacco il suo stile perché è veramente leggero, si legge veramente velocemente. Di questo non c'è il cartaceo, c'è solo il Kindle, perciò l'ho comprato in ebook, se no avrei preso il cartaceo. E questo è il secondo libro della serie Charlotte Westing Chronicles, che parla di una ragazza di nome Charlotte che è un oracolo. Lei può prevedere il futuro e non solo può prevederlo, ma può anche manipolarlo, quindi è strafigo perché lei può prevedere il futuro, quindi ha delle visioni ricorrenti e poi all'interno delle visioni lei può manipolare il tempo, può far sì che una persona nel futuro faccia qualcosa, perché lei all'interno delle sue visioni manipola le persone e poi le persone nella realtà, quando arriverà il momento in cui si avvererà questa visione, potranno fare insomma quello che lei ha detto di fare, poi può tornare indietro. È veramente strabello il fatto che può manipolare il tempo, ma la cosa bella è che lei di solito all'interno delle sue visioni vede omicidi, quindi lei sa, nel libro precedente e in questo libro cerca in tutti i modi di far sì che queste visioni dove vede ragazzi squartati, persone uccise, non si avverino. Questo libro rispetto al primo, secondo me, è meno carino, ma perché ci sono meno elementi che entrano in gioco. Qui, se il primo libro avevamo una serie di omicidi, qui si concentra solo su un omicidio. Infatti in questo libro sogna una coppia di coniugi che viene ammazzata a coltellate durante il sonno e diciamo che tutto il libro ruota attorno al fatto che lei vuole cercare insomma di far sì che questo non accada, perché cerca all'interno di questa visione di capire dove sono, chi sono questi coniugi, dove può essere all'interno della città, perché comunque sa che le visioni hanno un certo raggio di espansione, non è che può vedere dall'altra parte del mondo chi muore. Quindi cerca anche con una sua amica, un nuovo personaggio paranormale che entra in scena, di far sì che questo non accada. Questa serie mi piace tantissimo perché è veramente un genere nuovo per me, io non leggo thriller e di solito non mi piace leggerli perché sono una che si impressiona veramente facilmente. Da piccola avevo letto alle medie 10 piccoli indiani e non avevo dormito per due notti perché mi ero così tanto spaventata, quindi non sono una adatta per leggere thriller di morti o gialli, però questo mi è piaciuto un sacco perché non è così forte, diciamo, come magari possono essere altri libri per, non so, un pubblico molto più esperto nei thriller. È un young adult molto semplice e sì, ci sono scene di morti, squartamenti, anche dettagliate le scene magari degli squartamenti, però è veramente piacevole da leggere e mi è piaciuto tantissimo. Poi naturalmente Aprilyn ci deve sempre mettere un po' di romanticismo, soprattutto si parla anche di altri temi rispetto alle uccisioni, perché abbiamo il tema della famiglia, il tema dell'amicizia e dell'insicurezza di questa ragazza che ha un grande potere, però non riesce a capire come utilizzarlo al meglio certe volte, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità, come direbbe lo zio di Spider-Man. Quindi naturalmente cambiare il corso del tempo ha sempre delle conseguenze che possono essere positive e negative. È abbastanza movimentato, mi è piaciuto un sacco, quindi io vi consiglio di leggerlo. Questo costa veramente pochissimo, il primo mi pare che costi meno di 2 euro, questo sono sicura che costa meno di 2 euro, e secondo me è veramente da leggere, mi piace un sacco. Secondo libro di cui voglio parlarvi oggi si chiama The Feeling Boyfriend di Casey West, e questo libro secondo me non doveva essere un libro, doveva essere un film. Avete presente quei film da liceali, insomma, dove abbiamo la ragazza popolare, insomma, il ballo della scuola, tutte quelle robe là? Sarebbe molto meglio a film rispetto che a libro, perché a libro
È carino, è una bellissima storia, però secondo me rende meno, perché, non so, me lo vedo molto di più a film. Comunque, questo libro parla di una ragazza di nome Gia, che è la ragazza più popolare della scuola e che letteralmente prima di entrare nel ballo di fine anno viene mollata dal moroso. E per lei è un trauma, cioè è la fine del mondo, perché lei aveva detto alle sue amiche già da un paio di mesi: ragazze, guardate, mi sono trovata il moroso del college più grande, ci troviamo benissimo, solo che le sue amiche non l'avevano mai incontrato. E una del gruppo, che si chiama Jules, aveva sempre un po' detto: beh, ma secondo me tu te lo stai inventando, non ci hai mai fatto vedere una foto, non l'abbiamo mai incontrato, te lo stai insomma inventando solo per tirartelo un po' e farti figa e dire insomma io ho il ragazzo più grande. E quindi questa era, diciamo, la sera della verità. Lei avrebbe fatto conoscere il suo fidanzato Bradley al gruppo e tutto si sarebbe sistemato, ma invece Bradley decide di lasciarla prima di entrare al ballo. Lei va nel panico, quindi cerca una soluzione, dice: adesso oddio, come faccio? Jules mi metterà contro tutte le mie amiche, io non voglio, insomma non stavo mentendo. Lei si guarda attorno al parcheggio dove era stata lasciata e vede un ragazzo che era là, che si leggeva insomma un libro mentre in macchina, mentre probabilmente stava aspettando qualcuno. Quindi lei bussa al finestrino, ci chiacchiera un po' e poi letteralmente lo prega di prendere il posto del suo ex ragazzo, in modo da dimostrare alle sue amiche che non stava mentendo. Questo ragazzo, così a caso, cioè qua, perciò dico che è una cosa da film, perché solo nei film potrebbe succedere una cosa del genere, accetta e va a casa, si cambia, va con lei poi al ballo e diciamo che fa il rimpiazzo di Bradley. Entrati al ballo iniziano a parlare con le sue amiche, insomma lei presenta il finto Bradley alle amiche, tutti si mettono a parlare e mettono in scena, diciamo, la rottura, in modo che poi Gia possa spiegare alle amiche perché poi Bradley l'ha mollata. Quindi c'è tutto veramente un casino. Quindi le amiche di Gia assistono, diciamo, alla rottura e insomma il ballo finisce e Gia non sa il nome di lui, non gli ha chiesto il numero, perché poi lui va via con la sorellina piccola che era al ballo, perciò lui era fuori insomma nel parcheggio perché stava aspettando la sorella. Gia ovviamente dopo il ballo ce l'ha sempre in testa, pensa sempre a lui, allora decide insomma di rintracciare la sorella di lui, che si chiama Beck, e di cercare insomma di strappare alla sorella il numero di lui perché lei vuole rivederlo. La sorella era una molto alternativa e odiava Gia assolutamente, quindi non voleva dargli il numero del fratello perché poi era molto protettiva nei suoi confronti. Però allo stesso tempo la sorella del finto Bradley odiava l'ex del fratello, quindi decide di chiedere a Gia di fare praticamente la stessa cosa che lei aveva chiesto a lui. Quindi Gia rincontra il finto Bradley per fingersi la sua ragazza. È veramente un continuo incontrarsi e fingere e poi innamorarsi, che alla fine poi sfoggia in una storia veramente carina e molto estiva. L'ho spiegato veramente malissimo, cioè vi consiglio veramente di leggerlo perché raccontato da me sembra una porcheria, però è veramente carina, è molto estiva come lettura secondo me, poi è ambientato in estate quindi insomma ci sta, c'è anche la spiaggia quindi ottimo per la spiaggia, insomma mi è piaciuto veramente tanto. È una cosa che si legge in giornata, non aspettatevi insomma niente di che, però è dolce insomma per chi è molto romantica come la sottoscritta, secondo me una lettura veloce, magari prendetelo in Kindle che costa meno, è veramente carina, ecco, quindi ve lo consiglio. Passiamo poi al terzo libro, che è quello di cui sono più emozionata, che è Red Queen, Regina Rossa in italiano, che mi è piaciuto da morire. È un mix tra The Selection, Hunger Games e X-Men, cioè sul serio è un mix esplosivo, mi è piaciuto tantissimo. Siamo anche qui insomma in una monarchia, la realtà distopica, insomma sempre là il setting, e qui abbiamo una società divisa in base al colore del sangue. Abbiamo i rossi che hanno il sangue rosso e gli argentei che hanno il sangue di colore argento, e gli argentei sono quelli che stanno a capo della società perché loro hanno fin dalla nascita sono nati con dei poteri, e qua entra in gioco X-Men perché hanno dei poteri che sono strafighi, sembra veramente come X-Men, perché alcuni possono dominare il fuoco, altri possono dominare non so l'acqua, la terra, gli elementi, il metallo, possono controllare la mente delle persone, far sì che insomma la controllano, possono far fare loro quello che vogliono, possono diventare visibili, alcuni possono guarire se stessi e gli altri.
è veramente una sagra degli X-Men. Quindi loro si sono messi a capo del regno e governano, insomma, in maniera dispotica, perché i rossi sono costretti a fare tutti i lavori naturalmente più faticosi, nonostante loro non abbiano le capacità degli argentei, e insomma vengono trattati come servi. Qui abbiamo la protagonista che si chiama Mer, che è una ragazza dal sangue rosso, che insomma viene da una famiglia povera molto numerosa, che per andare avanti lei fa la borseggiatrice, quindi ruba in giro le tasche degli altri in cerca insomma di qualche soldo per mandare avanti la famiglia. Non che la famiglia accetti questa cosa, perché preferirebbero che facesse altro, però lei decide insomma di far così, perché i rossi fino ai 18 anni possono o imparare un mestiere, quindi un qualsiasi mestiere che non sia un mestiere degli argentei, oppure se non riescono a trovare un lavoro, quindi se non si formano per praticare poi una professione, entrano nella leva militare e vanno quindi al fronte a combattere la guerra. Lei è destinata quindi a combattere perché non è riuscita a insomma a imparare nessun mestiere. Mer poi ha un migliore amico che si chiama Killorn, che era diventato apprendista da un pescatore, solo che poi il suo mentore insomma muore, quindi Killorn come lei diventa un soldato, insomma un futuro soldato che entrerà poi a far parte dell'esercito. Mer, sapendo insomma la condizione molto difficile di lui, perché lui era stato abbandonato dal padre, insomma era ancora più povero di lei, cerca una soluzione, deve cercare di far uscire dal regno Killorn in modo che non sia insomma destinato a fare il soldato. Lei quindi si rivolge a un contrabbandiere per chiedergli insomma di farli sgattaiolare insomma fuori dal regno, però il contrabbandiere gli chiede una cifra esorbitante, e l'unico modo per ottenerla secondo Mer è quella di andare a borseggiare all'interno della corte del palazzo, dove ci sono un sacco di argentei che sono super ricchi, insomma lì avrebbe naturalmente molte più possibilità di raccattare su il bottino. Quindi lei decide di accompagnare la sorella Gisa, che lavorava come sarta, apprendista di una sarta all'interno della corte del palazzo, fingendosi insomma una sua collega per aiutarle a portare le stoffe, in modo che avesse una scusa per entrare, perché erano fortemente controllati gli ingressi al palazzo, e quindi mettersi là a borseggiare insomma gli argentei. Solo che la giornata non va a buon fine, anzi lei non riesce quindi a raccogliere il denaro, e mortificata per non essere riuscita a salvare il suo amico, la sera esce, va vicino a un bar e inizia a borseggiare anche là le persone, proprio per svago, letteralmente, perché senza pensarci cerca insomma di sfogarsi andando a borseggiare altre persone. Solo che mentre stava cercando di borseggiare un ragazzo, questo ragazzo la scopre e la ferma. Iniziano a parlare e anche da un certo punto di vista iniziano a diventare amici, e lei scopre che lui lavora a palazzo e che insomma è abbastanza benestante, ha una buona posizione. Iniziano un po' anche a raccontarsi le loro storie, lui la accompagna a casa e si salutano. Il giorno dopo però a casa di Mer bussano delle guardie imperiali e richiedono insomma la presenza di Mer, perché Mer deve essere portata a palazzo. Lei di primo acchitto dice ok, verrò punita adesso per tutte le volte che ho rubato. Invece poi scopre che il ragazzo della sera prima, che si chiamava Cal, gli aveva procurato un lavoro a palazzo. Lei però non sapeva che in verità questo ragazzo era uno dei due principi del regno, e lei lo scopre soltanto quando all'interno di questa arena si radunano tutti gli argentei per assistere alla gara delle principesse. Le principesse dovevano dare sfoggio dei loro superpoteri di fronte alla famiglia reale, in modo da insomma essere scelte per diventare la futura regina. Perciò vi dicevo che si incontrava con The Selection. E quindi lei, quando arriva là come insomma servitrice, perché doveva servire le diverse case delle argentei, e ogni casa corrisponde un potere diverso comunque, lei si ritrova là quando annuncia alla famiglia reale che si vede Cal là davanti. Dice ma come, lui è in verità il principe e io non me ne sono neanche accorta. E durante questa gara, dove le principesse danno sfoggio dei loro poteri, succede un incidente che rivela la vera natura di Mer, perché Mer in verità si scopre che non è una rossa al 100%, ha il sangue rosso ma allo stesso tempo ha dei superpoteri, lei può dominare i fulmini.
E quindi, insomma, tutti sono allibiti perché non si è mai visto un rosso che abbia i poteri degli argentei. La famiglia reale, per, insomma, placare il panico che stava scoppiando in mezzo agli argentei, decide di fare una messa in scena, dire che Mary in verità era la figlia di un lontano argenteo che era morto in battaglia, insomma, una figlia persa, e la dà in sposa al secondo genito, che è Maven, non so come si pronunci, e da lì inizia tutta, diciamo, una storia dietro. Abbiamo naturalmente il gruppo di ribelli, perché ci deve essere il gruppo di ribelli, perché sennò la monarchia non viene buttata giù, e Mer inizia a conoscere i due principi, Cal, Maven, e inizia a conoscere, insomma, tutti i poteri e a prendere anche agilità con i suoi poteri, ed è una storia veramente interessante. È veramente un mix di tutti i libri che ho letto, un mix di Hunger Games, di The Selection, di questi poteri che sono veramente da X-Men, ed è un mix che mi piace tantissimo. So che sono cose che si sono già viste, perché abbiamo visto la scelta delle principesse in The Selection, abbiamo visto tutta la roba, i mondi distopici ormai in 300 libri diversi, però ancora una volta c'è un'altra storia che praticamente parla delle stesse cose. Mi è piaciuta comunque perché mi piace un sacco. Non è originale, perché, come vi ho già detto, ci sono tante cose che si ritrovano già in altri libri, però mi è piaciuta tantissimo. Il fatto di averle messe insieme secondo me è stato geniale, quindi vi consiglio di leggerlo perché è veramente bello come libro. E niente ragazzi, io mi fermo qua perché sto parlando da circa un'ora e mezza, non so cosa uscirà fuori da questo video. Spero comunque che vi sia piaciuto, non dimenticate di spolliciarle in su se è così e di scrivermi sotto nei commenti se avete letto uno di questi libri, se me ne consigliate di nuovi. Vi ringrazio tantissimo di aver guardato questo video, vi auguro una bellissima estate, un bellissimo inizio d'estate, perché per me è appena iniziata, e ecco, andate al mare, spiaggiatevi, mangiate un sacco di gelati, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!